Ha raccontato anche la Valtellina e questo territorio si è riconosciuto, identificato, come mai forse prima di allora, nella sua narrazione filmica. Anche in provincia di Sondrio oggi si piange la morte del regista Ermanno Olmi, che nel 2009 ha ritratto, o forse sarebbe meglio dire interpretato, scoperto, disvelato il sentimento più profondo di questa valle attraverso la sua viticoltura eroica nel film documentario Le Rupi del Vino. Grande poeta della cinematografia italiana, Olmi, bergamasco, nato nel 1931, era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Asiago, città in cui viveva da molto tempo conducendo un'esistenza lontana dal clamore e dedita alle sue passioni di sempre. Non a caso definito cantore della gente comune, Ermanno Olmi balzò sulla scena negli anni 60. A giudizio unanime il suo capolavoro resta L'albero degli zoccoli, fiaba contadina che si aggiudicò la Palma d'Oro a Cannes grazie ad un cast straordinario composto da attori non professionisti. Ma la lista dei premi che passa anche per il Festival di Venezia è lunga e le citazioni sarebbero innumerevoli. Per i valtellinesi se ne va un amico e un testimone d'eccezione, qualcuno che ci ha mostrato qualcosa che molti di noi non avevano mai visto pur vivendoci in mezzo.